tutte e a tutti benvenuti in questo importante momento dei cantieri del programma. Quello che è lo spirito guida di quest'idea è che i cittadini si sono attivati per mettere le loro competenze, le loro idee, i loro desideri, le loro aspirazioni per creare un programma della città futura che vogliamo. Il lavoro di sintesi ha, adesso verranno evidentemente spiegati in maniera dettagliata, tre capisaldi: le persone, le risorse e il territorio. Su questi tre architravi si poggia il progetto di programma del candidato sindaco di Roberto Scanagatti. Io credo che la nuova amministrazione che andrà a insediarsi dovrà agire in questo modo, dovrà riconquistare quel rapporto con la città che si è interrotto. Quel rapporto con la città che mette al centro le persone, che mette al centro il bene comune costituito dal territorio e dai beni che insistono su questo territorio, che mette al centro l'interesse nei confronti dei cittadini anche quando si impegnano le risorse comunali. Ecco, questi tre temi sono i temi che abbiamo in qualche modo racchiuso in questi 12 cantieri delle idee. Abbiamo cercato di dare un filo conduttore. Il filo conduttore è la consapevolezza che Monza sta vivendo un passaggio decisivo nella sua storia. Noi dobbiamo costruire in qualche modo il nostro futuro, noi dobbiamo costruire in qualche modo il nostro domani. Perché per quanto ci riguarda la centralità della persona è l'elemento fondamentale del progetto per la città. Noi non faremo una campagna elettorale, il nostro progetto per la città non è un progetto che guarda al passato. Noi non faremo una campagna elettorale contro qualcuno, ma faremo una campagna elettorale per qualcosa, per i cittadini e per la città. Dobbiamo affrontare per esempio il tema importante, fondamentale della casa. Dobbiamo arrivare a una riqualificazione di alcuni quartieri all'interno della nostra città. I giovani devono tornare ad essere protagonisti di questa città. Senza i giovani non c'è un futuro. E noi dobbiamo dare loro delle opportunità di capacità di aggregazione, di capacità di studio, possibilità che in qualche modo possano entrare in sintonia e sentano questa città amica. Abbiamo 5 obiettivi che vogliamo raggiungere, che non sono delle priorità, ma è l'individuazione anche dal punto di vista dei bisogni di quello che l'amministrazione comunale si impegna sicuramente a fare. Il primo, un fondo di sostegno a favore delle famiglie colpite dalla crisi occupazionale, l'organizzazione dei servizi sociali in funzione dei reali bisogni dei cittadini, il 5% del bilancio di ogni assessorato destinato per progetti a favore dei giovani. Dobbiamo migliorare le condizioni generali delle strutture scolastiche comunali, le consulte di quartiere. Nessuna nuova costruzione su aree verdi, recupero delle aree dismesse e nuovo piano energetico comunale. Un sistema di trasporti con un accordo quadro con Milano per il prolungamento della linea della metropolitana e la realizzazione della fermata di Monza Est. La Villa Reale restituita a Monza, motore di sviluppo culturale per tutta la città. Noi vogliamo Monza capitale di una Brianza che non sia la capitale immorale della Lombardia e del paese, diciamolo. E non mi riferisco solo alle indagini di questi giorni, ma a quelle infiltrazioni mafiose che hanno preso di mira proprio il nostro territorio. Monza però non provinciale, non chiusa in se stessa, Monza che può parlare autorevolmente con Milano. Voi sapete quanto sia importante l'elezione comunale di Monza per tutti noi che siamo appassionati della nostra città, ma anche per il suo valore politico. Monza è la città della Lombardia, è una delle città del nord più importanti che vanno al voto tra qualche settimana, insomma, quindi il compito nostro è anche quello di dare un segnale che ha un valore nazionale, che ha un valore culturale e politico che può disegnare i prossimi anni, non è uno scherzo, non è una cosa banale e a maggior ragione dobbiamo sostenere Roberto in questa sfida. Credo che parlare di politiche giovanili non sia solo parlare appunto di eventi, di aggregazione, ma avere a cuore i giovani vuol dire far diventare i giovani partecipi e riscoprire quello che è il loro ruolo sociale, politico, culturale, come qui è stato detto. Ma un'altrettanta chiara, puntuale, precisa lotta all'evasione dovrà essere un altro degli obiettivi che noi dobbiamo perseguire senza tregua e senza scontro.
È un fatto di democrazia rendere leggibile il bilancio e quindi ripristinare la possibilità di andare a rendicontare nei confronti dei cittadini quello che è accaduto. E oggi, in una situazione di crisi, ripeto, chi può disporre di ingenti risorse spesso sono persone che non sono in grado di giustificarne la provenienza. Monza deve riuscire a recuperare un ruolo di centralità per quanto riguarda la bilancia. Ecco, quello che è mancato e che dobbiamo recuperare è l'autorevolezza del ruolo di questa città come luogo nei confronti della Brianza e nei confronti anche degli altri soggetti istituzionali, sia lo esso la Regione, il Comune di Milano, piuttosto che la provincia di Monza e Brianza. In questi anni, soprattutto per colpa della dissennata politica nazionale, pioverà sui comuni. Una delle prime scelte difficili sarà quella dell'IMU da fare con la nuova amministrazione, dato che quel palazzo là ha deciso proprio da anni che io vorrei non ricordare più. Il fatto di non aver voluto approvare il bilancio aspettando il 30 giugno è un atto colpevole nei confronti della città e colpevole nei confronti dei cittadini, perché porterà qualunque scelta i cittadini a doverla subire e a non poter fare quelle scelte che fatte inizio anno potevano persino alleviare alcune scelte di imposizione fiscale. Noi dovremmo essere capaci di essere veloci, individuare bene gli obiettivi e poi avere una macchina in grado di gestire. E per fare questo abbiamo bisogno che l'organizzazione all'interno del comune sia adeguata a questa sfida. Rendere trasparenti i conti, soprattutto a livello di consuntivo, attenzione che non abbiamo, è un elemento fondamentale. Io sono certo che tra 5 anni questa città sarà più ricca, e non solo economicamente, ma sarà più ricca di relazioni, di coesione sociale e di passione per la comunità, che parte in questo momento da un'attenzione forte alla buona amministrazione, che credo Roberto e tutti voi siate in grado di garantire nei prossimi. Se questo stile riusciremo, e sono certo, riusciremo a mantenerlo anche nel corso dell'attività amministrativa, sicuramente questa amministrazione, questa città crescerà complessivamente e potrà avere una buona amministrazione, frutto di una buona politica, perché poi di questo dobbiamo cominciare a tornare a parlare. Lo dicevo prima, il programma non è statico, oltretutto le numerosissime idee, numerosissimi suggerimenti troveranno una forma per poter essere comunicata al di là della sintesi che questa sera abbiamo illustrato. E in conclusione lasciatemi dire anche una cosa, oggi era una bellissima giornata e per la prima volta abbiamo avuto anche un po' di vento. Chissà che anche a Monza questo vento sia di buon auspicio e che questo vento porti con sé un grande cambiamento. Grazie.